Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale di cucina, sono Silvia Sbaffi. Oggi insieme a voi andremo a realizzare un dolce super fragrante, veloce da fare, dal sapore delicato e raffinato, tipico invernale. Si tratta delle plum cake, pere e limone, una variante al classico allo yogurt, apprezzato sia da piccoli che da grandi per la sua semplicità e morbidezza. Inoltre è ideale per tutte le occasioni, ottimo alleato sia per una bella colazione genuina, sia per una merenda leggera tra amici. Sono sicura che il solo profumo li catturerà. Allora, andiamo subito a vedere gli ingredienti. Per uno stampino di 33 x 13 cm mi occorrono 4 uova, 350 g di farina, 200 g di zucchero, 2 pere, un limone, una bustina per lievito di dolci, 80 ml di olio di semi, 100 ml di acqua. Una nota, per preparare il plum cake assicuriamoci prima che tutti gli ingredienti siano a temperatura, altrimenti impazziscono. Iniziamo la preparazione munendoci di uno sbattitore elettrico. Andiamo a sgusciare le uova dentro una ciotola. Unisco poi lo zucchero e vado a montare prima con una velocità ridotta e poi aumentiamo piano piano, fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. Proseguo unendo la farina. Setaccio il lievito ed inizio ad amalgamare aiutandomi con una frusta. Unisco ora l'olio di semi, l'acqua e continuo. Fate attenzione ad eliminare tutti i grumi, nel caso dovessero formarsi potete supportarvi con l'aiuto di una forchetta. Proseguiamo ora grattugiando una scorza di un limone, facendo caso, mi raccomando, a non grattare la scorza bianca perché risulterebbe amara e poco digeribile. Il profumo del limone sarà il tocco magico di questo delizioso dolce. Vi consiglio di prendere limoni non trattati e molto succosi, così che il vostro plum cake possa sorprendere con il gusto tutti i vostri amici. Continuo poi la preparazione aggiungendo il succo del limone che ho già spremuto. Mi raccomando, fate attenzione a togliere tutti i semini. Poi continuo a mescolare. Ora ci occupiamo delle pere. Andremo a sbucciarle per poi tagliarle a tocchetti. Vi consiglio di prendere o le William o le Abate. Ok, vado subito ad unirle al composto per farle bene incorporare e mescolo. In questo modo non si anneriscono. Se l'impasto risultasse troppo duro, potete aggiungere anche un pochino di acqua. Ho già unto e infarinato lo stampo da plum cake per versarci il composto. Voi potete usare anche la carta da forno. Questo dolce potete gustarlo veramente in ogni momento, da servire anche con crema, frutta, insomma, quello che più vi piace. Livelliamo per poi essere infornato. Occupiamoci proprio di quest'ultima. Dovrà venire in forno statico per riscaldato in due fasi. 185 gradi per 20 minuti, poi 165 gradi per 15 minuti. Comunque il nostro plum cake sarà cotto solo quando assume una superficie dorata. Fate sempre la prova dello stecchino per verificare la cottura. Eccoci qua, io l'ho fatto raffreddare 10 minuti e l'ho trasferito su un piatto da portata delicatamente. Il suo profumo inebriante mi ha invaso la cucina. Per un aspetto più gradevole vado a decorare il plum cake con un abbondante zucchero a velo. Eccolo qua, il nostro plum cake alle pere e limone pronto per essere servito. L'ora di assaggiarlo, magari accompagnato con una bella tisana calda. Ragazzi, il video è terminato, provate con chi vuoi fare questa ricetta e spero che questa perfetta combinazione pere e limone vi sia piaciuta. Fatemelo sapere comunque nei commenti. E se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornato sui miei prossimi piatti. Ciao a tutti e buon appetito!